Intralot, leader mondiale nel settore betting. Da Intralot potrai tentare la fortuna con le scommesse sportive ippiche e con i concorsi a pronostico sportivi tradizionali Totocalcio, Totogol, Tris, Big Match, Big Race e New Slot. Intralot è anche concessionario per il gioco a distanza, skill games, poker, casinò, games e bingo. Intralot è a Palermo, in piazza Don Bosco 1. Ovunque c'è sport, c'è Intralot. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Mastro. Materiali per l'edilizia, idraulica, elettricità, porte scrigno, cartongesso, sanitari, box docce, serrature, elettroutensili professionali e servizio tintometrico computerizzato. E non è tutto. Mastro. Manutenzione di piccoli e grandi lavori per la tua casa. Mastro. Materiali ed accessori per l'edilizia a prezzi imbattibili. Mastro. A breve il nuovo punto vendita in via degli Emiri, zona Zisa a Palermo. Mastro. Ci puoi trovare in via Lancia di Brolo 107 a Palermo. Sono un guerriero, veglio quando è notte. Poco tempo per cucinare? Le nostre ricette sono pronte in un attimo. Mare Pronto di La Barbera Simone. Deliziosi e prelibati primi piatti di pesce, preparati solo con il migliore pescato e pronti in pochi minuti. Per gustare a casa tua tutto il sapore vero e autentico del mare. Sughi pronti con i migliori condimenti per i palati più esigenti. Chiamaci allo 091 97 63 053. Si effettua servizio a domicilio. Mare Pronto di La Barbera Simone è a Palermo, in via Cesare Battisti 35. Mare Pronto. Il sapore del mare sulle vostre tavole. Nella zona residenziale di Palermo, Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Struttura ricettiva per anziani autosufficienti e non. Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Il benessere della terza età gestito da personale altamente specializzato e con servizi personalizzati su richiesta. Comunità alloggio per anziani, Mirabilia, a Palermo, in Viale Piemonte 60. Bar d'amore, gelateria, pasticceria, gastronomia. Dal 1966 un luogo di ristoro elegante e confortevole. Oltre a cappuccini, cioccolate, caffè e spremute, è possibile trovare a colazione pasticceria e rosticceria sempre fresca e realizzata con ingredienti di qualità e prelibatissimi piatti espressi per il pranzo. I nostri punti di forza sono gli ingredienti di ottima qualità e di produzione propria e la scelta di personale qualificato e cordiale. Inoltre potrete scegliere tra una vasta quantità di dolci artigianali e tradizionali. Per festeggiare i tuoi avvenimenti speciali, rivolgiti al nostro servizio catering, ricco di tante specialità. Si effettua anche il servizio a domicilio. Bar d'amore, lo trovi a Palermo, in Viale della Resurrezione 56. Visita la nostra pagina Facebook, Bar d'amore New Look. L'ADM Ricambi,
azienda leader nella vendita di autoricambi, mette la propria esperienza al vostro servizio. L'ADM Ricambi è esclusivista dei ricambi per autocarri e Fedi Gasolone. Solo da noi potrete trovare la risposta alle vostre esigenze per il vostro autocarro. Affidatevi con fiducia all'ADM Ricambi. Il nostro personale qualificato avrà cura di soddisfare tutte le vostre richieste. Contattateci ai numeri 091 50 79 096 e 335 12 71 357 o inviateci una mail a ordini@dmricambi.com. DM Ricambi, competenza ed esperienza al vostro servizio. Finalmente a Palermo, Sisal Match Point. Pronostici in tempo reale sui campionati di calcio di tutto il mondo e su tutti gli sport. E ancora ippica, poker, casinò, slot. Pronostica comodamente da casa o vienici a trovare nei nuovissimi locali di Piazza Principe di Campo Reale 26 A, B, C a Palermo. Sisal Match Point. Saluto tutti, spero che qualcuno, tanti, auspicabilmente si ricordino a me. Io sono Walter Sabatini, ho vissuto 3 anni meravigliosi nella mia vita sportiva e umana a Palermo, mi sono divertito insieme a voi, abbiamo gioito per un po' di tempo con una squadra formidabile che ha sfiorato la Champions League. Sono orgoglioso di quello che ho fatto lì, è sempre nel mio cuore la società e la città. Sempre nel mio cuore vi auguro un futuro immenso, perché tornerete in Serie A naturalmente, ci rimarrete e sfiorerete di nuovo l'Europa, perché la città lo merita e la società lo merita. Arrivederci. E chi non se lo ricorda, Walter Sabatini è stato un direttore che ha lasciato certamente il segno qui a Palermo, anche perché giocatori del calibro di Cavani, Hernandez e Pastore, chissà quando lì rivedremo il suo auspicio, anche il nostro, ma va a collimare con un momento che è decisamente molto particolare. Lo definirei un momento di crisi, perché 3 sconfitte consecutive con una serie di numeri che sono impressionanti e che analizzeremo nel corso di questa puntata ci fanno pensare che serve una inversione di rotta per questo Palermo, che a Perugia ha perso, seppur all'ultimo minuto, lasciando sul campo 3 punti, tanta amarezza e la rabbia di tanti, a cominciare dal patron Maurizio Zamparini, che dopo il ritiro che doveva essere di concentrazione adesso ha subito fatto un altro ritiro, definendolo addirittura punitivo. Buonasera a tutti quanti voi, buonasera ai nostri ospiti, uomini di campo, uomini di calcio, uomini che il calcio lo insegnano ancora. Alla mia destra, un personaggio che molti conosceranno perché ha disputato tantissime partite sino alla Serie D sui campi polverosi, adesso allena sul sintetico, ma soprattutto dirige quella che è la società sportiva del Tommaso Natale. Con me un grande benvenuto a Nicola Ferrante. Salve, buongiorno. Ben trovato Nicola, una scuola che cresce, un progetto che insieme a Giovanni Tedesco state portando avanti da un po' di anni, con Dario Riccheri che è stato qui qualche settimana
addietro insomma tante soddisfazioni, soprattutto dai ragazzini. Ritorno, perché c'è stato prima del 2010, sono stato lì fino al 2012 e poi un ritorno da quest'anno. Ne parleremo nel corso della puntata. Alla mia sinistra uno che invece, beh, Campi Polverosi ne ha calcato, ma ha calcato anche l'erba del Barbero lasciando il segno, e Dio solo sa quanto lo vorremmo ancora in campo. È un mio amico personale, ogni anno viene a trovarmi almeno un paio di volte, pur impegnato qual è anche lui con una scuola calcio importante che è la sua SD, la SD che porta il suo nome. Un benvenuto a Ciccio Galeoto. Buongiorno a tutti. Beh, Ciccio, insomma, Palermo in crisi, abbiamo detto, però bisogna assolutamente rialzare la testa. È normale, sai, dopo tre sconfitte abbiamo l'opportunità di andare a Vercelle, di fare una grande partita per sperare magari eventualmente qualche passo falso delle prime due. Cosa abbastanza difficile, anche se insomma voglio dire anche i treni più veloci prima o poi in qualche stazione debbono fermarsi in quelle stazioni. Stanno correndo, vedremo più avanti con le grafiche come stanno correndo, soprattutto nel girone di ritorno. Tedino ha provato a mettere in campo un po' di tutto, ha rivoluzionato le formazioni, ha preso gli uomini della panchina e li ha messi in campo, dal campo alla panchina. Noi in panchina teniamo invece una fuoriclasse che non entra nel secondo tempo, perché io chiamo subito in causa la mia co-conduttrice Chiara Radosta. Grazie Tony, mi fa emozionare sempre Tony Danna. Buonasera a tutti. Intanto, prima di presentare il mio ospite, voglio ricordarvi che potete seguirci in streaming tramite il sito ctsnotizie.it, scaricando l'app CTS Play e cliccando like nella nostra pagina Facebook Io Vedo Rosanero in TV. E oggi io sono emozionata, lo posso dire, perché io credo che a Palermo, in Sicilia in generale, abbiamo degli artisti di tutto rispetto, che sono nati secondo me con un talento naturale, proprio quello di trasmettere in qualche modo delle emozioni, e arrivano alla gente comune, e lui è davvero bravo. Non potevo non fare questa presentazione perché io ho un debole per questo personaggio. Lui si sta vergognando, è direttamente dal palco, mi fa già ridere, di Sicilia Cabaret, Davide Tusa, in arte Mago Plip, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, ma tu così mi fai diventare rosa rosa, mi fai diventare chiaruccia. Buongiorno a tutti gli amici di CTS in ascolto. Bene, che dire, dopo questa presentazione è stato un piacere, ci vediamo qui. No. Ma tu calcisticamente come sei messo? Ah, ma io, guarda, mi potete fare tutte le domande che volete, vi risponderò su altro, quindi non... Da questo punto di vista andiamo tranquilli. Parleremo di altro. Parleremo di altro, sì, di calcio con il nostro amico Dan, e poi ovviamente parleremo di cabaret e di insomma tante altre cose. E non vediamo l'ora. E dire che io ci ho provato, perché con Davide condividiamo anche una semi residenza, nel senso che lui ci abita e io lì vicino passo un po' qualche giorno in villeggiatura. Ci ho sempre provato a fargli fare qualche palleggio, ma insomma lui si è sempre rifiutato, mi ha nascosto la palla, ma non come i grandi calciatori, ma come i grandi maghi, quindi insomma... Addirittura, sì, effettivamente era da tempo che tu infatti mi dicevi, mi invitavi. Ma vieni. Trasmissione. Ci doveva invitare Chiara. Mi doveva invitare Chiara, ma scusa, vuoi mettere... Assolutamente. Anche gli amici da casa, secondo me, io posso aprire un sondaggio, allora potete iniziare a rispondere, il numero, insomma, impressione, e cliccate, preferite uomo o donna? Quindi, una donna preferisce l'uomo. Ah, vabbè, certo, va bene. Vabbè, però mi suscita molta curiosità. Invece, molta curiosità mi suscita capire il pensiero di Nicola su questo Palermo. Intanto io direi che per aiutarci è necessario partire dai numeri. Primo numero, la classifica, quella che si è determinata dopo la quinta giornata del girone di ritorno, vede scappare il duo di testa Empoli e Frosinone, seguite da veramente un solco ormai scavato dal Palermo, che vede avvicinarsi e quindi avere il fiato sul collo Bari e Cittadella, che invece hanno rialzato la testa e hanno fatto due vittorie esterne. Cosa è successo a questa squadra in queste ultime tre giornate, secondo te, Nicola? Intanto perdere tre partite, una squadra che deve andare in A, non è facile. Dobbiamo fare un mea culpa completamente. Anche perché Palermo non può andare fuori e aspettare lo 0-0, deve andare per vincere.
Ora il problema è che non tanto il Cittadella, che il Cittadella va fuori casa e trova sempre il risultato, poi magari in casa stenta, lo perde, intanto, sì. Ma è il Bari che noi siamo stati capaci di andare a vincere 3-0 lì, che ora deve aver paura, perché il Bari ora sta ingranando bene. Non sì, so, ha avuto due grossi scivoloni di Bari, col Palermo e con l'Empoli, però organico certamente di tutto il rispetto, ha una serie di giocatori anche esperti. Tanti giovani, perché Grosso se li è portate dalla dietro, primavera della Juve, infatti, Juve. Sì, sì. Quindi il Bari, secondo te, quello... Il Bari è da tenere molto insidioso per il Palermo, aspettando che il Palermo non continui a perdere, perché tre partite sono tante per una squadra che deve vincere tutte e tre consecutive, specialmente ora che vanno a Vercelli, che Vercelli era in fondo alla classifica, mentre ora è in fase di... In ascesa, assolutamente d'accordo Nicola. Senti, il Palermo aveva costruito la sua forza nel girone andata, non a caso, perché da te che sei insomma un ex difensore, proprio sulla sua impenetrabilità, sul fatto che fosse difficile fargli gol, ma in questo girone di ritorno, ahimè, la difesa del Palermo è stata molto perforata. Qualcuno malignamente dice è andato via Cionek, che comunque, che se ne voglia dire, era un difensore che dava una certa sicurezza e che bene si era amalgamato con Belluscia e Struna e con Struna e Zimischi. Quando giocava, insomma, anche lì una mezza rivoluzione, probabilmente gli schemi difensivi sono ancora da rodare, ma il tempo passa. Sì, il tempo passa, come diceva il direttore, le tre sconfitte sono pesanti, sempre una squadra che deve andare in Serie A. Però è pure vero che il campionato di Serie B è lunghissimo e ci sono due fasi, fase di andata, infatti Palermo è primo in classifica e fase ritorno che è un altro campionato. Per quanto riguarda la difesa, giustamente si è andato un giocatore forte, che un giocatore forte, no, ma non l'abbiamo sostituito con nessuno, perciò dico, un giocatore così si doveva sostituire. Vero che il Palermo... Guarda, ti faccio notare una cosa, questa è la classifica del solo girone di ritorno, proprio perché tu hai detto che il campionato di B è due campionati in uno, un campionato di andata e un campionato di ritorno. Ma io l'ho detto sempre. Perché chi era in testa, però voglio dire, il Frosinone è rimasto lì. Guarda un po' il Foggia, ha fatto 4 vittorie di fila sulle 5 partite. Ma guarda il Vercelli. Il girone di ritorno, anche la Pro Vercelli, insomma. Ma guarda un po' il Palermo dov'è, 4 punti in 5 partite, che se il campionato fosse iniziato nel girone di ritorno, altro che sogno però, promozione. Però, si rischierebbe di brutto. Però promozione, io ho sempre detto, Palermo sempre prima in classifica, addirittura con 6 punti dal Foggia, dall'Empoli. Palermo è una squadra, secondo me, buona da mantenere la terza posizione. Se poi viene la Serie A, e la Serie A la prendiamo come primo o secondo. Però la squadra del Palermo, ragazzi, non dimentichiamo che è squadra. Addirittura a gennaio non abbiamo comprato nessuno, anzi. Abbiamo pure venduto. Secondo me non è tutto colpa di allenatore, cioè d'allenatore tipo, perché secondo me chi viene con questa squadra ti può dare la prima giornata, sai, un po' di entusiasmo il nuovo allenatore, però non va oltre. Nicola, lui ha lanciato un assist per te, o perlomeno per la domanda che devo farti, perché si pensa, conoscendo il vulcanico Zamparini, che Tedino possa essere a rischio, insomma un altro passo falso a Vercelli potrebbe cambiare la guida di questa squadra, però in questa trasmissione più volte abbiamo sottolineato come il grande merito di Tedino, e in B insomma di calcio spettacolo se ne vede poco, quindi è inutile cercarlo con altri allenatori, sia proprio quello di aver mantenuto compatto il gruppo, e le dichiarazioni che arrivano sono comunque di una squadra che è con Tedino, quindi insomma un cambio sarebbe certamente non auspicabile. Ma io dico che dobbiamo ringraziare Zamparini che ancora tiene l'allenatore, perché non c'era mai arrivato, io forse vado nella statistica, forse solo l'anno tre scorso sconfitte con consecutive, insomma, ma l'anno scorso sono andati via 5 allenatori, perciò è inutile. Io non voglio criticare Tedino, io purtroppo nelle partite che io sono andato a vedere in casa, e mi ricordo sia con Empoli e Parma in casa, a me la squadra non è piaciuta, per una squadra che deve vincere il campionato. Vinceva la partita 1-0 e si difendeva, ha fatto uscire 2 volte un giocatore che si chiama Embalo, che poi l'hanno mandato via, e ora ha fatto la ricchezza a Brescia.
senza sostituirlo con nessuno. Non lo neanche Monachello, che insomma, quando aveva ritrovato la condizione dopo l'infortunio, meno male per quel poco che era stato impiegato, tra parentesi è un siciliano, sì, di Agrigento, però ha preso Moreo, che è interessante. Ma io non l'abbiamo vista ancora all'opera, perciò non è tanto facile. Io dico che Palermo si trova con gli uomini contati dietro, e meno male che abbiamo trovato Struna centrale, perché lui era, non era un centrale. In attesa che non si rompa di nuovo Rajkovic, voglio dire, perché è fragile, è fortissimo. Io dico poi, manca qualcosa in mezzo al campo, e potevano prendere qualcuno da affiancare a Nesso Rosso. Beh, se vedo gli uomini che ha preso l'Empoli, Rodriguez, ha preso Maietta, insomma, voglio dire, il Palermo probabilmente aveva bisogno proprio di rinforzarsi in attacco, anche perché vendendo Embalo e Monachello e acquistando il solo Moreo, il risultato è la prossima grafica. Guardate un po' il fatto di gol fatti e gol subiti, come siamo messi nell'intero campionato. Il Palermo, insomma, voglio dire, ha un deficit di più di 15, siamo addirittura di 25 gol fatti rispetto a Caputo e Donnarumma. Ma anche Ciofani e Dionisi. Ciofani e Dionisi in un'altra parte. Il Palermo, chi ha? No, Palermo per i giocatori che c'ha, dico, secondo me la terza posizione ci sta bene. Guarda. E io spero che Palermo. Ma non è una delusione la terza posizione? No, per me non è una delusione, ragazzi. In questo momento è allora, per le due, allora, le due squadre Noi dobbiamo vedere quello abbiamo dentro. Che l'abbiamo dentro, certo, non è che abbiamo questa squadra più forte, secondo me, poi ognuno più forte di Frosinone, secondo me siamo la terza forza del campionato. E ancora aspettiamo, come dicevo, il direttore Ibari che si è rinforzato. Cioè, l'unico errore, secondo me, è la società, e questo non ci accorpa l'allenatore, perché noi dobbiamo vedere come siamo combinati in società. Che noi siamo arrivati primi giro in andata, perfetto, ma il giro di ritorno. Come dicevo, c'è un altro campionato, allora che si deve fare? Si deve comprare un attaccante, un centrocampista, un portiere. Ma adesso il mercato è terminato, che si deve fare, Ciccio? Si deve fare, secondo me si deve fare che dobbiamo mantenere bene questa terza posizione fino alla fine. Se poi arriva la seconda e poi arriva la prima, va bene. Ma intanto puntiamo un obiettivo, terzi. Poi vediamo, se seconda è migliore, se è la prima, siamo in Serie A. Sa molto di ridimensionamento degli obiettivi, 15.000 spettatori portati alla Barbera finalmente quest'anno, complice la riduzione dei prezzi, una specie di mea culpa fatto da Zamparini, la partita insomma in notturna, un entusiasmo che sembrava rinascere. Perdi in casa col Foggia dopo essere stato in vantaggio, ma ricordiamo il Palermo era passato in vantaggio soltanto per un calcio di rigore, poi ne prendi due. Arrivi a Perugia, rivoluzione mezza squadra, prende un gol all'ultimo minuto. Io mi aspetto cose non tanto carine, a meno che il Palermo non rialzi la testa e dimostri a Bercelli di essere fatto di una pasta diversa rispetto a quella cui siamo abituati a vedere. Io non so dalle parti di Chiara se Plip può fare una magia, un incantesimo, un qualcosa per risollevare un po' le sorti o soltanto farci ridere, magari insomma riportare l'allegria in un ambiente calcistico che è certamente depresso, e definire con un termine molto ottimistico. Ma io direi intanto di essere positivi, Tony, perché dico, è vero che il Palermo ha perso, però non è che deve perdere sempre. Poi tra l'altro siamo comunque in una, diciamo, in una posizione abbastanza favorevole, quindi voglio dire, se tu cadi una volta, che fai? Devi cadere poi tutte le altre volte? Tre volte? È caduto. Si vede che c'è una buca, e allora io direi di andare a mettere lì almeno un po' di cemento. Male, se dice, siamo abituati male, volemo subito la Serie A. Ma questo aspettiamo. È pure vero, questo è pure vero. Però io penso che se mi ricordate voi quando c'è stato nel periodo in cui il Palermo è stato in Serie A, c'è stato un anno, mi sembra, che è retrocesso, tre anni fa.
Quando? 3 anni fa. Tre anni fa? Sì. Solo 3 anni fa è retrocesso per poi... Risalito, si è salvato. E poi, solo e poi... 3 anni sono sì. passati. Vedi pensavo che quell'anno in Serie B in attacco che c'è. Anche di più. Però dico, fa sempre bene, no? È un po' come quando tu rimproveri tuo figlio perché ha fatto una piccola macarella. O Marachella. Come la macarella è macarella. Una nuova è un nuovo termine coniato da Davide Tusa, una macarella. Certo, è la Marachella. Scusate, ma è perché guardavo Tony, infatti mi dicono di guardare la telecamera, perché se io guardavo Tony ho invertito, capisci? Quindi no, in realtà tu riprendi tuo figlio con il buon auspicio che magari la prossima volta questa cosa, diciamo, la tiene. E io penso che in un certo senso è la stessa cosa, vale in un certo senso la stessa cosa anche con la retrocessione, no? Uno fa esperienza di queste cose per poi ripartire un po' più carico, un po' più attenti anche. Così anche... come la gavetta artistica. La gavetta, no? La, la gavetta. Gavetta artistica di Davide, perché non subito un arriva al successo, ma ci sono degli step da affrontare necessariamente. Ma... Tu hai iniziato 12 anni fa. Tra sì, nei villaggi sì, turistici. No, io se dobbiamo dirla tutta, ho iniziato nel 99, quindi quasi 20 anni fa. Quasi 20 anni fa. Con i villaggi turistici. Per nei poi... locali. Hai iniziato subito come mago? No, in realtà ho iniziato come animatore, no? Poi ho portato avanti anche l'animazione per i bambini, quindi mi sono dedicato per tanti anni e tra l'altro poi mi sono pure formato... Ti sei laureato? Mi sono laureato in scienze della formazione, per cui ho portato avanti ancora diciamo l'attività verso i bambini, per poi diciamo... E il mago quando è nato? Allora, il mago è nato pressappoco, diciamo 20 anni fa, quando ho iniziato a fare appunto le prime festicciole per i bambini. Da prima che tu inizi a parlare, a spiegare, per chi magari ci sta guardando e non conosce il Mago Plip, perché ci può stare, mandiamo un video che ci fa capire chi sei. Ok. Ho bottiglio passò! Ho bottiglio! Il bicchiere è qua! Lo so, la signora sta pensando, vabbè, così è facile. Vediamo se è capace a farla ritornare al posto di partenza, eh? Ti pare con Bafino? E io ci trovo, E voilà! Grazie signori, grazie! Grazie! E come vedete, non c'è nulla, né qua e neanche qua! Oh, scusa, c'è la bottiglia! Non lo... Va bene, allora attenzione, il bicchiere, mi raccomando, bicchiere qua, quindi la bottiglia è... No! No, bottiglia è qua! Tanto com'è il suo discorso, perché non... Scusa, vabbè, allora abbiamo detto bicchiere, ok, bicchiere, meno male, quindi abbiamo detto qua c'è il... No, qua c'è bicchiere, non capisco, la bottiglia è qua, non lo capisco, allora attenzione, allora abbiamo detto, non lo capisco, Non è possibile che... Oh, un cecchio bicchiere! E quello... No, non ce la fa! Non ce la faccio più! Non ce la faccio più! Passa! Ma quante? Ma bravo! Questo sì che è stato un vero trucco di magia! Forza Valentino! No, è andata subito spontanea. Io voglio fare un applauso. A parte l'applauso, è andata subito spontanea una domanda. Io te la dico col bip letterale, perché Ciccio Galeo ha detto, ma come bip fa?
Ma questi sono ovviamente ognuno ha i suoi trucchi, no? E quindi... Giusto, mi riprendono sempre, mi conoscono da 20 anni. Fai le maracelle! Faccio le macarelle, rimane con la cavetta, non è che... Giustamente al microfono, no? Niente, ognuno ha i suoi trucchi, io ho i miei, quindi... Chiara ha i suoi. I miei, oggi anzi sono più... E trucchi... troppo forte. Il Mago Pliff è un personaggio che tu senti, tu ovviamente perché è da tanti anni che lo fai, sì. Poi successivamente, non adesso perché lì, per quanto riguarda il personaggio nuovo che tu interpreti a Sicilia Cabaret in questa stagione, ne voglio parlare più approfonditamente fra un po', perché appunto tu lo senti anche tu volendo, cioè dentro sei anche un po' Scarafaggio, ci assomiglia anche che vergogna chi si fa così. A dopo parleremo dello Scarafaggio. Significa che dobbiamo tornare a parlare di calcio, a parlare di Palermo. No, e allora facciamo così. Io intanto chiedo a Nicola, perché lui insomma con Sabatini ha avuto un, la possiamo dire, dai, un episodio un po' burrascoso. No, non è stato tanto burrascoso, era che il Palermo, a questo sta a dimostrare e dare un merito a un direttore che è venuto a Palermo e non guardava solo la prima squadra. E volevano un ragazzino che era il nipote di Toto Schillaci, di Mariano, e che il ragazzo lo seguiva. L'abbiamo conosciuto quest'anno, Di Mariano, gioca a Carpi, mi pare. Un ragazzo, no, è a Novara. A Novara, sì. Praticamente abbiamo avuto un diverbio perché io impedivo, lo dico con tanta sincerità, che non andavo al Palermo, perché se arrivavo a Palermo il giocatore non ci diventa nessuno. Ah. Come non c'è diventato qui davanti pure Ciccio, perché Ciccio è diventato giocatore qua quando è venuto da fuori come giocatore. Cioè i giocatori palermitani a Palermo non ce ne sono mai. E lui voleva su a Palermo Di Mariano e io ho preferito darlo a Lecce, ma dopo 3 anni di Lecce lui l'ha comprato alla Roma per 500.000 euro. E allora lì ho capito veramente che lui veramente voleva quel giocatore. E io sono andato ad Aprilia. Sapete se ne intende di giocatori. Però. Sì, sì. Sono andato ad Aprilia. Lui appena mi ha visto mi ha detto tu mi hai fregato. Si dice però ti devo ringraziare perché forse avevi ragione tu. I giocatori palermitani a Palermo purtroppo hanno troppe difficoltà. Mentre un giocatore che riesce ad uscire fuori... Poi se viene al Palermo, a parte che il palermitano non è mai visto bene. Abbiamo visto insomma, come stava per essere accolto Calaiò, che doveva tornare sì. Da queste parti. Quanti ragazzi palermitani nei settori giovanili che abbiamo noi, quanti ragazzi bravi che possono giocare nel Palermo, ma tanti. Però io ricordo non anche... Non si capisce perché non devono giocare nel Palermo. C'è un precedente, perché tu hai militato... Palermo, e non penso che sia un Palermo importante che era fatto di tanti tutti siciliani palermitani. E palermitani no, non erano tutti palermitani. Insomma, è finito il Palermo dei picciotti, perché tu poi stavi in una difesa in cui di palermitano, di siciliano mi pare che c'eri solo tu. No, c'era dall'altra parte, sì, ogni tanto assennato Però insomma io voglio dire, vediamo un po' se ti ricordi i tuoi compagni di difesa. Sì, grazie all'archivio di Rosanero Storia, ben gestito da Roberto Pedivellano, ti faccio vedere 3 foto, no, perché sono i titolari, eravate tu, poi c'era questo signore qua che è Roberto Biffi, gran giocatore, gran persona, insomma attaccato alla maglia. Certo, c'era Ferrara. Poi c'era Ferrara, Ciro, sì. Ciro. Beh, Biffi milanese. Milanese. Sì. Ciro Ferrara che era napoletano. Napoletano. E poi ce n'era, Ciro Ferrara, insomma, non si passava da quelle parti, la cerniera centrale era... No, ma persona eccezionale, uno di spogliatoio, un ragazzo... Infatti adesso allena, mi sembra, la Juve Stabi. Forse un giorno ce lo troviamo a Palermo. Magari. E poi c'era quest'altro ragazzo, che anche lui... Sì, Caterina. Giovanni Caterina, lui milanese pure, insomma, era della provincia milanese, di però di Milano. Nato a Milano, nato in Molise, mi sembra. Però insomma, dico milanese, sì, quella, perché era cresciuto lì. Qualche cosa gliel'ha insegnata tu di... Sì, a voglia, di palermitano. A voglia, Dea, con Giovanni, a voglia. Avevamo un gran gruppo comunque, spogliatoio e tutto.
Senti, c'era una grande... Ma tu ti ricordi più o meno, insomma, Giovanni Caterino, se poi riusciva a parlare palermitano? Perché, vabbè, insomma, Biffi, record di presenze, è chiaro che il palermitano lo capisce. Ciro, napoletano, e figuriamoci se non capisce il palermitano. Giovanni, l'unico, insomma, che veniva da Milano, insomma, e arrivava in quell'anno, poi riusciva a parlare in siciliano. Sì, ma in siciliano dopo un mese uno parla siciliano. Ma sei sicuro? Sì, sicuro. Dopo Senti, Giovanni, ma tu ti ricordi ancora il siciliano che ti ha insegnato Ciccio Galeotto? No, l'ho insegnato io. Giovanni, sei in linea? E volevamo farti questa sorpresa di Giovanni Caterino in linea al telefono, probabilmente è saltato il collegamento. Lo ripristineremo presto, tante risate, sì, poi noi insomma abbiamo un sacco di aneddoti da raccontare di quel Palermo del Caterino 18. È vicino Campobasso. Campobasso. Sì, però insomma solo di nascita. Sì, poi no, è ritornato a fare l'allenatore lì a Campobasso. Aveva fatto prima dopo un procuratore e poi allenatore. Vabbè, comunque era una sorpresa, ma lo ritroveremo. Giovanni Caterino, per cui a questo punto fuori programma, perché ce l'avamo organizzati per parlare di calcio, e invece ce l'abbiamo, adesso ce l'abbiamo. Giovanni Caterino, sei in linea? Pronto? O c'è strana, c'è Giovanni, vediamo. Questo, insomma, tutti i sapori della diretta, naturalmente, con delle difficoltà di collegamento. Buonasera Giovanni Caterino. Buonasera a tutti, buonasera, salve Ciuccio. Ciao. Buonasera. Stavamo raccontando con Ciccio di quello che riusciva a insegnarti Ciccio, perché di calcio insomma non doveva insegnarti niente, no. Ma sicuramente qualche cosa rispetto al nostro modo di parlare, al linguaggio, al dialetto siciliano. Beh, tra lui e Tanino Vasari, credo che... A lui, Tanino, Giacomino, tedesco, il mister Ercoleo, cioè era tutto un dialetto bello, perché poi io sono finito nei miei 4 anni di Palermo, andavo a vedere il teatro palermitano, il dialetto stretto, quindi è il mio dialetto, il dialetto che so meglio di tutti. Senti Giovanni, io so che tu ci stai seguendo, a parte che parlando con a parte me al telefono. Ora. Sì, sì, con la diretta Facebook o con l'applicazione CTS Play? No, con l'applicazione CTS Play, non sono da Facebook, da social, sono poco social. Grande Giovanni. Beh, CTS Play ti consente quindi di poter essere con noi. Allora, se hai seguito la puntata, sai che abbiamo parlato un po' della crisi del Palermo, allora inevitabilmente io, al di là di ricordare il passato, vorrei farti parlare un attimo di questa attualità, di un Palermo che ha... una crisi di 3 sconfitte consecutive con soli 4 punti collezionati nel girone di ritorno. Dico, vogliamo un po' paragonare a qualche periodo passato della tua carriera come si esce da questa crisi e insomma se tu hai affrontato un tipo di situazione del genere? Ma sicuramente sono state affrontate da parte mia, di Ciccio, perché abbiamo giocato tanto, è normale che nell'arco di un anno possono capire, specialmente la B, perché la B è un campionato estremamente lungo e dispendioso. Il Palermo è una squadra forte, ma è una squadra prettamente fisica, vive sulla fisicità dei suoi giocatori, e con qualche solista, vedi Coronado, anche se va a corrente alternata, però è un giocatore che può fare la differenza. Però una squadra, io dal vivo li ho visti a Foggia, dove pareggiarono una partita che probabilmente non dovevano pareggiare, però sono riuscito a pareggiarla, anche perché a livello fisico hanno uno strapotere rispetto, secondo me, alla maggior parte delle squadre, anche di quelle che sono davanti in questo momento. Quindi i momenti di crisi ci sono, io penso che sono una squadra importante, hanno tenuto dei giocatori importanti, di Nestor Hoschi, vedi Rispoli, che secondo me devono fare altre categorie, quindi io penso che hanno tutto per poter proseguire. Un momento no, probabilmente il presidente è maturato, tenendo anche per la prima volta un allenatore dopo 3 gare. Io sono fiducioso, poi sono rimasto tifoso del Palermo, quindi mi auguro sempre che possano arrivare a ottenere a fine campionato la promozione, come giusto che sia, anche per la, penso anche per la rosa della squadra. Senti, senti un po', è vero che insomma, tu il campionato di B con il Palermo l'hai affrontato qualche decina
d'anni fa, però il campionato di B, come dicevi tu, è sempre un campionato dove il fattore fisico predomina sul fattore tecnico. Anche vero un'altra cosa, che io ricordo ancora quella vostra squadra che sopperiva eventualmente a delle deficienze tecniche con un gioco largo sulle fasce, e i due esterni si chiamavano Galeotto e Caterino. Sì, però c'era Cizzo Galeotto che se arrivava la palla la sapeva come si giocava a pallone, ora si fa più fatica a vedere gente che attacca, che prova a dribblare. Purtroppo è un calcio più schematico negli ultimi 10 anni, c'è meno fantasia di quelli che dovrebbero essere i giocatori che dovrebbero infiammare determinate piazze. Magari io e Ciccio da terzini che correvamo tanto, spingevamo tanto e sempre ci spremavamo sempre fino all'ultimo, la gente ci ha sempre visto di buon occhio, ci ha supportato e sopportato nei momenti che eravamo in difficoltà, ma specialmente nel campo, negli ultimi 10-15 minuti, dove magari la stanchezza è normale che affiora in ogni atleta, e dove la gente che ti spingeva. Purtroppo ora c'è anche il problema che il Palermo è visto da pochi intimi, e quindi non c'è neanche quella. Io ho visto la partita col Foggia. Sinceramente, vedere una squadra che deve lottare per la Serie A con così poca gente dispiace, perché so cosa sono i tifosi rosanero, sono fantastici. Quindi, per questi ragazzi che giocano, che provano a vincere un campionato, non sapendo che potenzialità di amore, che amore che fanno i tifosi palermitani per quella maglia. Senti, accanto a me c'è. Questo è un limite, secondo me. Senti Giovanni, dico, a parte che col Foggia poi tra l'altro è stato il record di presenza stagionale in positivo, quindi pensa alle altre partite sì. con quanti pochi intimi si sono disputate. Qui accanto a me, dico, a parte Ciccio, c'è Nicola Ferrante, che è il direttore di un settore giovanile importante, quale quello del Tommaso Natale, che gestisce insieme a Giovanni Tedesco. Lui è un cuore rosanero, e ti ricorda, e ha probabilmente insomma una domandina da farti, no? Ma volentieri. No, io proprio quell'anno a vedere questa squadra, che se non ricordo male l'allenatore era Ignazio Arcoleo, e con Iachini che pilotava e trasmetteva a loro una carica che per me era fondamentale, e hanno fatto benissimo. Perciò io ho avuto la fortuna che sono... Quando lui era qua io forse mi trovavo a Isernia, che ho vinto il campionato di Serie D come direttore, abbiamo fatto la C2 a Isernia, che è l'unica volta che l'Isernia è stato in C, e so benissimo che lui è di Campobasso, perciò io allora... Io vivo in Molise, vivo a Termoli, bravo. Sono sul mare però, bravo, perché il mare non si può stare. Spesso Termoli sarà. Il mare in parole. Ciccio, un ricordo che vuoi condividere con Giovanni? Ma ce ne sono tanti con Giovanni, guarda, soprattutto quella partita col Parma, che lui ha fatto quel gol, guarda, che poi quell'anno contro il Parma mi ricordo che non abbiamo fatto neanche il ritiro, ci siamo visti alla sola alle 5. Coppa Italia, sì, per farti capire quanto... Noi tenevamo a questa maglia e poi l'abbiamo anche dimostrato. Giovanni, quanta sicilianità c'è in un ragazzo che arriva da un'altra regione, che magari sogna di calpestare palcoscenici importanti delle grandi squadre del nord, e si trova catapultato in una realtà come quella palermitana, come quella dei tuoi tempi palermitana, in cui già dalla B riuscire a combattere con la A significava riempire lo stadio e la domenica mattina quando la partita iniziava al pomeriggio. Quanta sicilianità rimane in voi? Rimane, a me personalmente è rimasta tanta, ho tanti amici, non solo, perché poi io prima di giocare a Palermo avevo fatto un anno a Siracusa, dove vado spesso perché io adoro la Sicilia, adoro tanto della Sicilia, quindi a me è rimasto molto della sicilianità, ed è una cosa che ne vado fiero, perché penso di aver, poi ho fatto 7 anni, ho vissuto in Sicilia, quindi alla fine penso di in siciliano, che ho vissuto in una delle regioni, penso anche la più bella d'Italia, poi con tutte le problematiche che ci possono essere, ma sotto tanti punti di vista.
basta, folcloristici, di cultura e di tutto, penso che sia il top la Sicilia. Poi ognuno di noi ha dei percorsi più o meno importanti, cioè chi può giocare a San Siro, io ho fatto un altro percorso, ma sono fiero di aver fatto questo percorso, poi insieme a un amico come Ciccio, che è stato per me un compagno straordinario, eravamo un gruppo, mi ricollego a quello che ha detto prima, eravamo un gruppo fantastico, anche io il ricordo di lui ce l'ho in quel gol col Vicenza, quel gol meraviglioso che fece, che ci fece passare. No, ma è bella sta cosa, perché lui ricorda i tuoi gol e tu ricordi i suoi, no? Sì, insomma, perché poi, vabbè, che poi non è che ce ne sono tanti da fare, perché ne ho fatti due, non è che... Io uno, Giovanni, perciò è più facile rispetto a ricordare i gol di Tanino Vasari e di Scarafoni, no? Io ne ricordo uno in particolare. Poi c'è da dire che magari noi eravamo più propensi a far fare gol che a farli. È vero, però quando li facevate non erano gol per caso. Io ne ricordo uno soltanto e poi chiudiamo insomma la nostra telefonata, soffertissimo di Tanino contro la Pistoiese, a Palermo c'era l'alluvione. Sì. E quella... Io mi incazzo, me la ricordo quella partita perché era un periodo che il mister mi cambiava sempre per scaramanzia, perché da buon siciliano, mi cambiava sempre intorno al 25esimo del secondo tempo e io mi incazzai di brutto, però si vinceva poi, quindi non potevo neanche dire, però mi sono incazzato con la partita pure in diretta, quindi c'era un tempo veramente da lupi, fino all'ultimo, poi la zampata di Tanino ci fece vincere, ma è stata veramente un'andata bella, positiva, con tanti ragazzi palermitani, collegandomi al discorso prima del direttore, con tanti ragazzi palermitani, vedi Giacomino, anche se Ciccio era arrivato poi da fuori, Tanino da fuori, ma c'erano con Giacomo Tedesco, c'era Salvatore, c'era cosa, come si chiama, Giovanni Di Somma, Campofranco, Ferrara, Davide Campofranco, Ferrara, ecco perché era il Palermo di Picciotti, perché tanti ragazzi, guarda un po' lì, te lo ricordi questo? Fortuna. Insomma, siamo riusciti a recuperare anche grazie a Roberto Verivellano qualche gol, e quello era un Palermo che dava spettacolo. Senti, Giovanni, come hai detto tu ricordi con grande affetto e torni spesso in Sicilia, ma noi siciliani ti abbiamo adottato, ti ricordiamo sempre con grande piacere, ed è stato davvero un grande piacere, un privilegio averti con noi questa sera. Ti salutiamo, ti auguriamo tante fortune, ci risentiamo presto. Giovanni, poi, un abbraccio. Inutile dire che se capiti da queste parti, ci vediamo. Un abbraccio. Arrivederci. Pensa di scendere, perché poi io tifo ancora di più il Palermo, perché il direttore sportivo è un caro amico, Fabio Lupo, è quindi gli auguro il meglio, perché è una persona squisita. È una persona molto seria. È una persona a modo che capisce molto di calcio, quindi se lui ha modo di poter lavorare può fare molto bene, e io niente, aspetterò il momento opportuno per tornare. Ti aspettiamo, Giovanni. Ti aspettiamo, quando vieni ti faccio trovare Ciccio, Tanino e qualche altro amico, facciamo una bella ribarrata. Chiamiamolo Netto da Marsala anche. Volentieri, con qualche capello in meno e qualche chilo in più va bene lo stesso. Ma va bene comunque, tanto qui non giochiamo a pallone ma ne parliamo di calcio. Grazie a Giovanni Caterino, un abbraccio fortissimo. Ciao Giovanni. Ci vediamo tra poco, c'è la pubblicità, poi c'è Chiara, c'è il Mago Flip e tante altre cose davvero molto interessanti. We'll be right back.
Intralot, leader mondiale nel settore betting. Da Intralot potrai tentare la fortuna con le scommesse sportive ippiche e con i concorsi a pronostico sportivi tradizionali Totocalcio, Totogol, Tris, Big Match, Big Race e New Slot. Intralot è anche concessionario per il gioco a distanza, skill games, poker, casinò, games e bingo. Intralot è a Palermo, in piazza Don Bosco 1. Ovunque c'è sport, c'è Intralot. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Mastro. Materiali per l'edilizia, idraulica, elettricità, porte scrigno, cartongesso, sanitari, box docce, serrature, elettroutensili professionali e servizio tintometrico computerizzato. E non è tutto. Mastro. Manutenzione di piccoli e grandi lavori per la tua casa. Mastro. Materiali ed accessori per l'edilizia a prezzi imbattibili. Mastro. A breve il nuovo punto vendita in via degli Emiri, zona Zisa a Palermo. Mastro. Ci puoi trovare in via Lancia di Brolo 107 a Palermo. Io sono un guerriero, veglio quando è notte. Poco tempo per cucinare? Le nostre ricette sono pronte in un attimo. Mare Pronto di La Barbera Simone. Deliziosi e prelibati primi piatti di pesce, preparati solo con il migliore pescato e pronti in pochi minuti. Per gustare a casa tua tutto il sapore vero e autentico del mare. Sughi pronti con i migliori condimenti per i palati più esigenti. Chiamaci allo 091 97 63 053. Si effettua servizio a domicilio. Mare Pronto di La Barbera Simone è a Palermo, in via Cesare Battisti 35. Mare Pronto. Il sapore del mare sulle vostre tavole. Nella zona residenziale di Palermo, Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Struttura ricettiva per anziani autosufficienti e non. Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Il benessere della terza età gestito da personale altamente specializzato e con servizi personalizzati su richiesta. Comunità alloggio per anziani, Mirabilia, a Palermo, in Viale Piemonte 60. Bar d'amore, gelateria, pasticceria, gastronomia. Dal 1966 un luogo di ristoro elegante e confortevole. Oltre a cappuccini, cioccolate, caffè e spremute, è possibile trovare a colazione pasticceria e rosticceria sempre fresca e realizzata con ingredienti di qualità e prelibatissimi piatti espressi per il pranzo. I nostri punti di forza sono gli ingredienti di ottima qualità e di produzione propria e la scelta di personale qualificato e cordiale. Inoltre potrete scegliere tra una vasta quantità di dolci artigianali e tradizionali. Per festeggiare i tuoi avvenimenti speciali, rivolgiti al nostro servizio catering, ricco di tante specialità. Si effettua anche il servizio a domicilio. Bar d'Amore, lo trovi a Palermo, in Viale della Resurrezione 56. Visita la nostra pagina Facebook, Bar d'Amore New Look. L'ADM Ricambi, azienda leader nella vendita di autoricambi, mette la propria esperienza al vostro servizio. L'ADM Ricambi è esclusivista dei ricambi per autocarri e Fedi Gasolone. Solo da noi potrete trovare la risposta alle vostre esigenze per il vostro autocarro. Affidatevi con fiducia all'ADM Ricambi. Il nostro personale qualificato avrà cura di soddisfare tutte le vostre richieste. Contattateci ai numeri 091 50 79 096 e 335 12 71 357 o inviateci una mail a ordini@dmricambi.com. DM Ricambi, competenza ed esperienza al vostro servizio. Finalmente a Palermo, Sisal Match Point. Pronostici in tempo reale sui campionati di calcio di tutto il mondo e su tutti gli sport. E ancora ippica, poker, casinò, slot. Pronostica comodamente da casa o vienici a trovare nei nuovissimi locali di Piazza Principe di Campo Reale 26 A, B, C a Palermo. Sisal Match Point. Salve, buonasera. Siamo qui con il Mago Plip e avevamo detto...
Con le Instagram Story, certo, perché durante la pubblicità dobbiamo fare le nostre Instagram Story. Questi giovani. Appunto, questi diciamo. Giovani di Avanno, così. Avevamo preannunciato che avremmo parlato del tuo personaggio che appunto fai adesso a Sicilia Cabaret, che è lo Scarafaggio. Sì. Io prima di parlare un attimino volevo dire una cosa, questo è un personaggio che non tutti forse magari colgono questa sfumatura culturale che c'è dietro, ma per quanto noi di solito siamo tendiamo a provare il ribrezzo per alcune cose, tipo lo Scarafaggio, è una questione culturale, lo Scarafaggio fondamentalmente non ci ha mai fatto nulla di male, no? Sei d'accordo? Aia! Ecco. Sì, allora, hai detto benissimo. Però lo Scarafaggio, finisco, sì. Nel tuo caso è ironico e scherzando denuncia dei fatti sociali che in realtà per cui noi palermitani e siciliani dovremmo provare davvero ribrezzo, ovvero l'immondizia, ovvero la raccolta differenziata che probabilmente non esiste. Quindi devo dirti davvero complimenti, perché attraverso l'ironia fai anche riflettere. Hai detto tutto tu, quindi possiamo già... Sì, possiamo guardare direttamente il video. Ah, c'è il video? Ma vabbè, sono troppo preparati. Ma questo è un essere sgradevolissimo, guarda, una cosa veramente allucinante. Madonna mia. Mai visto una cosa così schifosa. Ne hai visto su Cico Nutta nella mia vita, ma non come te. Aia, mi vedi rovesciare. Vabbè. Mamma mia, ragazzi. Scusate l'intrusione. Camminavo marciapiedi, sì. Che mi va a fare un giro nei contenitori, sì. E un retogno passando da qua, ho detto Zasso, un Zasso, Zasso, un Zasso. E Zassimo. E quando Zassimo disse cuccio vacchio nei contenitori. Perché? Tale che cose riccare che c'è su casa. Ma voi che ridete a queste cazzate. Ma ragazzi, siete voi a rovinare il programma, siete voi. Che fa? Schifo. Signora. Che schifo. La mia presenza la infastidisce. Direi. Si rilassi. Io ti darò un minuto e me ne vado. A suo marito invece se la vanno a cagare. Giacchella! Dai! Aia! Me ne no, 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 no. Stavolta mi ho rischiato. Io che ci scavalchino notte fra tutti i miei. C'è questa parentela. Se la passano male. Perché? Perché a notte fanno la differenziata. Giustissimo. Uvito cuvito. La plastica con la plastica. L'organico con l'organico. Che fa così, è giusto. Che vergogna. Che si fa così? No, non si fa. A Palermo siamo fortunati. Nei cassonetti trovo un zocchegge. Vidura, lattine, frigorifere, lavabiancherie, materasse, rite, baciur, poete, pezzi cuci. Canuscio un chissiano, cotto in un cassonetto, ci sono quattro mura. E ci fisce a casa suo figlio. E la cosa bella non paga manca munizza. Ci sta a munizza. Aia! Mi rovescio! Comunque veramente tremendo, ragazzi. La gente tutta insieme, tutta la Sicilia sta pensando cosa ci fa un essere così spregevole, schifoso, lurido sul palco del convento. Infatti, ma domando pure io. Chi ci fa il tuo papà? Fai che un lazzo la maestà che li dici vomitate! No! Aia! Me ne rinuncio! Dai, guarda! Fuori! Non riesco a controllare le risate quando guardo lo Scarafaggio in Sicilia. No, ma la cosa divertente è che anche Davide... Rivedendosi, no, ride anche lui. Perché ma rido perché allora voi dovete sapere che
quando io ho iniziato a muovere i primi passi, diciamo, nel mondo dello spettacolo, ho, con le zampette ho sempre, no, proprio i primi passi, perché li ho mossi proprio da personaggio umano, cioè da mago, no? E quindi ho fatto semplicemente questo, no? E in realtà con Sicilia Cabaret e ancora prima con Convento Cabaret ho iniziato a studiare anche dei personaggi al di fuori, diciamo, della magia, e questo appunto è l'ultimo. Tra l'altro l'ho portato come novità a Sicilia Cabaret, per cui diciamo che quest'anno sto facendo solo questo in questo nostro, diciamo, programma. E mi ha appassionato, mi ha preso talmente tanto, perché poi per scrivere quello che scrivo mi documento tanto, sia sul mondo proprio degli scarafaggi, come vivono, come si muovono, ma parallelamente anche, visto che poco fa Chiara lo diceva, è un personaggio che fa molta denuncia, per cui vado in un certo senso a vedere quello che sono i problemi di Palermo, appunto per poi metterli anche sulla carta, per cui diciamo che mi appassiona parecchio sia il personaggio che l'interpretazione e la scrittura. E il fatto che ci siano sempre le stesse frasi, quindi ciasu on ciasu, quindi ogni frase è simile, però poi i concetti sono diversi. Certo. È voluta questa cosa? Come no? Questa è una cosa studiata a tavolino, nel senso che noi giochiamo parecchio sulla struttura. Quello che dall'esterno potrebbe sembrare ma è sempre la stessa cosa, in realtà è lo scheletro dello sketch, poi all'interno uno scheletro formato appunto da alcuni passaggi chiave, compreso i tormentoni. Questo è un personaggio che diciamo ha diversi tormentoni, come Ciaso non Ciaso, che vergogna. Qual è quello che preferisci tu? Quale tormentone preferisci dello scarafaggio? Ma a me piace molto Ciaso, è un Ciaso che in realtà è il sottotormentone, il vero tormentone è Ayam venir rovescià, che adesso sta diventando anche Ayam venir vomità, ma un motivo c'è, diciamolo, è perché lo dobbiamo appunto nazionalizzare per renderlo comprensibile anche al di fuori di Palermo e a che è al di fuori della Sicilia, quindi. Ma siamo d'accordo, anche perché rende comunque vomità, sì, si capisce, no, anche in di realtà, più volendo. In realtà rovescià in italiano vuol dire tutt'altro, soltanto nella, diciamo, nella nostra lingua rovescià è proprio vomitare. Buttare tutto quello che hai dentro magari, e quindi vomità insomma è più nazionale. Complimenti, scarafaggio. Grazie. No, io poi dico, adesso diventerà virale, no? Perché poi io, qui insomma ci sono due ragazzi, Chiara e Davide, che sono molto social, e quindi è sicuro questo. Però mi veniva un'idea che magari ti dico alla fine, perché stavo pensando anche a un rap rispetto a questi tormentoni, e poi Davide è un personaggio che si presta molto a questo tipo di cose. Ci studieremo magari con il nostro produttore, Tobias Caltagirone. In realtà già ci sono anche dei progetti hai visto? Su questo personaggio, per cui ci stiamo lavorando. Bene, grazie al dottor Davide Tusa. Passiamo a Ciccio Galeotto, perché anche tu hai qualcosa da raccontare. Però, come sempre, io vedo Rosa Nero, c'è chi lo fa per te, per i nostri ospiti, insomma, nella fattispecie per te, perché noi abbiamo un abile scrittore che ha una penna veramente molto molto buona, è supportato dalle immagini, perché il suo archivio, quello di Rosa Nero Storia, è semplicemente fantastica, e quando deve dipingere qualcuno lo fa veramente alternando insomma i pennelli di Giotto con la penna di Manzoni, perché ci mette anche tanta poesia. Guarda un po' Roberto Pedivellano cosa ha confezionato per te, Ciccio Galeotto. Francesco Galeotto, detto Ciccio, nasce a Palermo il 17 marzo 1972. Da ragazzo lavorava come manovale, lavorando il marmo che serviva come materiale al cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo. Dopo aver cominciato la carriera nei Delfini, società di prima categoria in cui giocava da mezzala, passa al settore giovanile del Palermo per poi rigiocare nella sua prima stagione fra i professionisti nella Serie C2 93-94 con la maglia del Cerveteri. Dopo il campionato in C1 con il Trapani, allenato da Ignazio Arcoleo, dove sfiorò la promozione in Serie B, nel 95 fu portato dall'allenatore palermitano al Palermo, che
essendo formato per più di giocatori nati sotto l'ombra del Monte Pellegrino, è passato alla storia come il Palermo dei picciotti. In quella stagione sfiora la Serie A. Rimane scolpito nella mente dei tifosi palermitani il suo gol al Vicenza di Guidolin in Coppa Italia. In rosa giocò per due stagioni. Al termine della seconda la squadra retrocedette e Galeotto venne ceduto nell'estate del 97 all'ambiziosa Salernitana, che sotto la guida del tecnico Delio Rossi conquista la promozione in Serie A dopo aver dominato per tutta la stagione nel campionato cadetto. A sorpresa non viene confermato nella stagione successiva, quando viene ceduto al Pescara, dove disputa tre campionati nel torneo cadetto e nel primo manca una nuova promozione nella massima serie, per un solo punto. Nella stagione 2001-2002 scende di categoria accettando la proposta di disputare il campionato di Serie C1 nelle file del Taranto. Con la maglia della squadra pugliese raggiunse la finale playoff validi per la promozione in Serie B al cospetto del Catania e nel settembre 2002 Galeotto venne acquistato dal Treviso. Con i veneti giocò quattro campionati, uno in C1, due in Serie B, dove nel giugno 2005, approfittando di alcune retrocessioni eccellenti a tavolino, venne ripescato in Serie A giocando una stagione al termine della quale la squadra terminò all'ultimo posto in classifica. Dopo una stagione all'Arezzo gioca sei mesi al Genoa, dove contribuisce al ritorno in Serie A dei rossoblù. Nel 2007-2008 torna in Sicilia a giocare con il Messina. A fine stagione si svincola dalla società peroritana per il noto fallimento. Il 25 agosto 2008 passa al Crotone, con il quale ottiene la promozione in Serie B nel giugno del 2009. Nel giugno del 2010 rimane svincolato per poi passare a settembre al Barletta, con cui firma un contratto annuale. Il 23 settembre 2011 firma un contratto con l'Atletico Campofranco, squadra che milita nel torneo di eccellenza in Sicilia, nel girone A, ritirandosi a fine stagione. In tutto questo girovagare per il popolo rosanero rimarrà semplicemente Ciccio, simbolo e punto di riferimento di ogni palermitano che ha voglia di arrivare. Adesso insegna il suo calcio, fatto di valori, attaccamento e generosità. E che ci posso fare? Io mi commuovo ancora a vedere quelle immagini, no? Perché io ricordo terzini destro importanti, insomma, a fare di quelle cavalcate sulle fasce con l'avversario a rincorrerlo. Invece Ciccio Galeotto non solo parte, palla al piede, ma dribbla, scambia, non lo so, io non so se ti ricordi di Alma Santos, questi terzini qua un po' Cafu, ecco, voglio dire, Ciccio Galeotto certamente è un giocatore straordinario, non soltanto forza, ma anche tanta tecnica, e lo dimostra la tua carriera nei campi di Serie A, di Serie B, ovunque ha lasciato dei ricordi. Se non ricordo male è arrivato Grandicello, già sì, mi pare 17-18 anni. Già, a 19 anni era nella primavera del Palermo, perché mi aveva preso allora Rosario Argento dei Delfini, che erano in prima categoria. E sono arrivato grande, perché poi mi hanno dato un anno in prestito al Cerveteri. Ed è stata la tua fortuna, secondo me. È stata la mia fortuna, perché quell'anno ho fatto la primavera che c'era l'allenatore De Grigole, che ci allenavamo al Barvagno, si giocava alla Fincantieri. Insomma, è stata un'esperienza bella e voluta, perché lo sai, è una carriera difficile, sacrifici tanti ne ho fatte. Ma divertimenti come... anche tanti. Ma soprattutto indossare... basta indossare la maglia del Palermo, già. Già è tutto. Già quello è un risultato, è un traguardo. Grande traguardo, guarda. Ma è un traguardo, guarda, non soltanto riuscire a far imparare il siciliano a Giovanni Caterino, ma guarda un po' chi ti ricorda non soltanto per le gesta atletiche, tecniche, sportive, ma proprio perché subito facevi sentire palermitani chi arrivava da lontano. Guarda un po' qui. Estate 1995. Il mio approccio con la lingua palermitana è stata meravigliosa, da qui un legame fortissimo con la città che dura tuttora. Quindi volevo raccontare un episodio che avvenne proprio a Spoleto, il primo ritiro, finito l'allenamento, finito di pranzare tra un allenamento e l'altro, ci si ritrovava un po' a fare due chiacchiere e da lì è nato anche un po' il legame con tutti quanti e ovviamente due risate, una situazione e l'altra. E si imparavano le prime parole, famoso Cafuta, Acchiana, Acchiane Scinne,
e tante altre parole che non sto a dire per rispetto di tutti i presenti, che saluto con grandissimo affetto, e anche degli ascoltatori. Però a un certo punto, mentre eravamo lì in gruppetto, non so quanti eravamo, 8, 10, 15, non lo so, stavamo chiacchierando, transitano davanti a noi due belle ragazze, straniere, chiaramente straniere, non so se americane, inglesi, estate, caldo, afoso, all'ombra di quest'albero, fuori dall'albergo, e al passaggio di queste ragazze, ovviamente, ragazzi, giovani, le guardano, qualche commento, tra tutti i commenti ne spiccano due particolari dei picciotti, Tanino e Ciccio. Passa la prima ragazza, si gira Tanino, minchia ro culo. Passa la seconda, si gira Ciccio, minchia remin. E da lì l'apoteosi, l'applauso che è scattato. E per le ragazze, ma soprattutto per la simpatia che chiaramente è esploso in una risata, in un applauso per tutti. E questo è stato il mio approccio col palermitano. Luigi Di Già ti ricorda così, Ciccio. Beh, insomma, voglio dire, questo è sinonimo di un fatto molto importante, che il gruppo è fondamentale. Beh, e che lo zoccolo duro del gruppo, costituito dai palermitani che giocano con la maglia del Palermo, è servito da traino per tutti gli altri ragazzi che si sono ambientati prestissimo. Il primo anno che abbiamo fatto a Palermo, dove ricorda lui, a Spoleto, eravamo tutti palermitani, ma pure c'era un Di Già, Iachini, che ancora mi deve dare 10.000 lire allora. Iachini. Allora 10.000 lire, poi te li do, ancora aspetti 10.000 lire per Peppe Iachini. Ma noi abbiamo telefonato quando eravamo ti ricordi? Quasi, sì, poi te li do, poi do 10.000 lire, vabbè, perché allora si organizzavano i tornei e si uscivano 10.000 lire. Per noi 10.000 lire erano picciole. Soldi, vabbè, riuscivamo a prendersi 10.000 lire, vabbè. Però era, la sera ci riunivamo in una saletta in cui si parlava palermitano e insomma volevamo fare amalgamano un po' questi milanesi. Grande Beppe Iachini, che salutiamo sempre con me, grandissimo affetto. Nicola, io ho una domanda per te, poi devo dare naturalmente la linea a Chiara perché siamo in conclusione. Io del Tommaso Natale ricordo tantissime cose gloriose, ricordo negli anni 70, sul fine degli anni 70, inizio degli anni 80, addirittura lo scudetto degli allievi nazionali. Quanto pesa il blasone di certe gesta del passato su una società che è giovanissima, che è nuova, che è rifondata come il Tommaso Natale di ora? No, è completamente diversa, perché allora era il Tommaso Natale di Carollo, insomma, che sono arrivato al titolo con gli allievi nazionali. Mentre, devo dire la verità, noi, questo è tutto lo staff tecnico che abbiamo quest'anno. Di primo ordine. Praticamente sì, sinceramente sì, abbiamo indovinato tutto, compreso il nostro presidente che allena, e allena molto bene, ci devo fare un complimento, ma tutti i tecnici non ci aspettavamo nemmeno i risultati che stiamo avendo. Perché fino adesso siamo secondi al Calcio Sicilia. Avete affrontato anche la SD di Ciccio? Oggi pomeriggio. Oggi si incontrano tra tutte e due. Allora, perciò il derby lo giochiamo già qui, sì, insomma, sì. Voglio dire. Ma poi insomma, a questo livello sono derby sempre di grande amicizia. Mi trovo a commentare telecronache di altre squadre, insomma, col calcio Sicilia è sempre una grande festa di sport, perché poi ci sono sempre tante formazioni giovanili che si incontrano e i valori che insegnate sono certamente alti. Perché ma io non voglio dimenticare che il nostro, tutto il settore di base, che dove è Dario Riccheri il direttore, poi io e Giovanni Pecoraro facciamo quelli più grandicelli e insomma facciamo l'attività. Poi Giovanni è dedicato più a cercare di piazzare il ragazzo. Bisogna anche sostentarsi. Chiara, hai due minuti e in due minuti sarai bravissima a dire tutto, perché poi mi prendo solo 30 secondi, ti giuro. D'accordo. Allora, intanto a me interessa sapere i tuoi spettacoli futuri, dove ci possiamo vedere. E allora, sabato e domenica, quindi sabato 24 e domenica 25, presso il Teatro Colosseum
di via Guido Rossa a Bonagia, c'è lo spettacolo mio, La glassa non è acqua, uno spettacolo di magia comica, uno spettacolo con coinvolgimento del pubblico, quindi vi invito a venire. Allora non posso mancare. Tu non puoi mancare, per cui vi invito a, appunto, a venire in teatro, perché ci sarà da divertirsi. Attenzione, non perché lo dicono gli altri, ma perché lo dico io. E quindi è importante. E poi ci sono altre tappe con Sicilia Cabaret, Canicattì, la Sicilia. Sì, stiamo iniziando un tour con Sicilia Cabaret, gireremo tutta la Sicilia. Il 14 aprile saremo a Canicattì, il 21 al Teatro Ambasciatore di Catania e poi... E via via, così sì, dicendo. Grazie mille Davide per essere stato qui con noi. Grazie a te per avermi invitato, e a Tony Dan ovviamente, e a tutta la produzione di CTS, che io porto nel cuore, perché insomma ho mosso le prime... I primi passetti qui. Quasi vagiti. Grazie. Davide, io ringrazio Nicola Ferrante, naturalmente ti prego di estendere il mio saluto a tutti gli amici del Tommaso Natale, tornerete presto. Grazie, insomma, a da queste parti. Grazie Ciccio, noi ci rivediamo, anche a te in bocca al lupo per la tua scuola calcio, anche lì talenti in crescita, grandi valori e grandi progetti. Sera a tutti, grazie a voi. L'ultimo applauso vorrei che lo tributaste voi da casa e noi in studio, perché io ho assistito a un'esibizione spettacolare, ecco perché all'inizio della trasmissione l'ho definita fuori classe, perché lei è poliedrica e riesce non soltanto a presentare in radio e in TV, ma a fare di quelle esibizioni da vera artista, un artista a 360 gradi. L'abbiamo vista esibire al Teatro Brancaccio, davvero, davvero grande, un grande applauso, un abbraccio a tutti voi, ma un grande saluto alla mia amica Chiara Radosta. Grazie. Ciao a tutti, a lunedì. ADM Ricambi, azienda leader nella vendita di autoricambi, mette la propria esperienza al vostro servizio. L'ADM Ricambi è esclusivista dei ricambi per autocarri e Fedi Gasolone. Solo da noi potrete trovare la risposta alle vostre esigenze per il vostro autocarro. Affidatevi con fiducia all'ADM Ricambi. Il nostro personale qualificato avrà cura di soddisfare tutte le vostre richieste. Contattateci ai numeri 091 50 79 096 e 335 12 71 357 o inviateci una mail a ordini@dmricambi.com. DM Ricambi, competenza ed esperienza al vostro servizio.